Un saluto da Don Renato, dalla parrocchia dello Spirito Santo di Poggibonsi. Ci mettiamo in ascolto del passo del Vangelo di Luca, che la liturgia ci propone in questo 23 dicembre 2020. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». E dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui. Il passo dell'Evangelista Luca che abbiamo ascoltato racconta la nascita di Giovanni il Battista e la vicenda ruota tutta attorno al suo nome e alla necessità di passare da un testamento a un altro. È un tempo di silenzio. La parola è tolta al sacerdote, al tempio, al culto ed è trasferita in modo impercettibile nel ventre di due madri, Elisabetta, protagonista della scena, e poi, come sappiamo, Maria. È un passaggio epocale. Dio decide di scrivere la sua storia all'interno del calendario della vita, al di fuori dei recinti del sacro. Il Vecchio Testamento vorrebbe chiamare il bambino con il nome di suo padre, Zaccaria, ma sua madre, Elisabetta, è lei, una donna anziana che diventa giovane e per la prima volta nella storia parla al posto dell'uomo, dicendo che si chiamerà Giovanni. Le dicono: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome», a dire mai si era udita una novità di questo genere. La vicenda è ancor più sorprendente quando Zaccaria, reso muto dall'angelo per la sua incredulità, conferma e scrive su una tavoletta: «Giovanni è il suo nome». Giovanni significa dono di Dio. Nella cultura biblica, dire nome è come dire l'essenza della persona. E così facendo anche Zaccaria torna giovane e riacquista la capacità di parlare. E questo succede nel momento in cui accetta che il nome del figlio non sia il suo, quello che avrebbe voluto dargli. Questo è il segno di un cambiamento che viene a mutare sempre la direzione della storia. Allora, da questa riflessione raccogliamo un primo frutto utile a noi. Se la redenzione deve arrivare, deve partire da noi, o meglio, da me, da una mia scelta, e deve cambiare la verità delle cose, il nome delle cose. Io non posso andare avanti secondo il vecchio sistema di pensiero. Questo deve cambiare. Nel passo che abbiamo ascoltato c'è il gioco dei due nomi, Zaccaria, che vuol dire Dio ricorda. Si appoggia a un passato, anche se autorevole. Giovanni, che vuol dire Dio fa grazia ora, ha presente oggi la sua benevolenza. Andiamo quindi dal passato al presente. Dio sta facendo una cosa nuova. Non dobbiamo più ricordare le cose passate. Ecco, dirà la seconda lettera ai Corinzi, ne sono nate di nuove. Chi è nato in Cristo è una creatura nuova. Possiamo dire che noi non entriamo nella logica della redenzione finché non apriamo veramente il cuore a quello che Dio sta facendo
ora con noi. Il momento in cui Dio sta operando è adesso. Noi cristiani viviamo nel presente, non c'è nessun altro luogo. Se la prima conclusione riguarda il presente e il passato, ce n'è una seconda che da sottolineare, che riguarda il futuro. Non angustiatevi per il domani, come mangeremo, come berremo, come vestiremo. Di queste cose si preoccupano i pagani. La memoria è una cosa molto importante, è una cosa che anch'essa ha bisogno di essere curata e sanata. Tutto questo ha significato, se si è capaci di aprire il cuore all'opera di Dio adesso, ora. Che sarà mai questo bambino? Grande domanda da ripetere con venerazione davanti al mistero di ogni culla, di ogni tempo. Che sarà mai? Oltre a essere vita che viene da altrove, oltre a un amore diventato visibile, cosa porterà al mondo questo bambino? Dono unico che Dio ha consegnato e che non si ripeterà mai più. Con Giovanni Battista incomincia l'opera di Dio. Ecco, noi sappiamo che Dio fa grazia ora, non la rimanda. Apriamoci allora al suo amore, che è attualità in questo Natale che sta per arrivare. Un saluto a tutti e buon Natale. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.